Buonasera, benvenuti anche a questa sessione in Aula 12 dedicata all'Europa 20 anni dopo Dayton. Siete davvero tanti, sono molto felice. Cercherò di essere sintetica, anche se il nostro position paper che abbiamo abbozzato e distribuito ai relatori previsti nel programma per la discussione, che speriamo di rielaborare più compiutamente per poi renderlo pubblico. Non è cortissimo. In questo vi presenterò dopo uno per uno i discussant. La persona che invece sta al mio fianco, l'avete già sentito prima in una delle domande, è Gianni Bonvicini, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Il mio compito è quello di presentarvi un primo tentativo di riflessione interna che l'Osservatorio ha fatto, quindi un lavoro di gruppo, quindi ancora disomogeneo, con il quale cerchiamo di ragionare su un cambiamento di contesto che in questi anni abbiamo visto. Quindi il punto di riferimento è Dayton 20 anni fa, che mette fine alla guerra, e il cambiamento del mondo, dell'Europa, dei Balcani, anche personale, di noi stessi. E ci sono alcuni punti che vorrei chiarire subito. Una delle nostre questioni che emergono anche dai nostri anni di lavoro è cercare di cogliere, far cogliere a tutti che non ci sono soluzioni rapide, che il problema dell'interdipendenza è molto serio, che il ripiegamento di questi anni non va bene e che evidentemente l'interazione internazionale e domestico, come già alcuni studiosi di relazioni internazionali hanno messo ampiamente in evidenza, è ormai caduto alla grande, lo dimostra l'immigrazione, lo dimostra il terrorismo internazionale. E l'altro ultimo punto che cercherò di mettere in evidenza è che l'Unione Europea è uno spazio di composizione di interessi che riteniamo davvero potenzialmente straordinario in alcuni degli elementi che ci ha dimostrato di avere. Grazie. Meglio così? Ok. E rispetto a come invece era prima soltanto con un'Unione Europea più debole. Provo quindi ad andare senza correre troppo e neanche saltare troppo dei punti fondamentali che ci siamo convinti di volere portare alla vostra attenzione. E questo mutamento di cui cerchiamo di ragionare per capire dove siamo arrivati è esaminato in prospettiva europea. Negli anni 90, quando negli anni 90 la leadership americana nelle relazioni internazionali era indiscussa, è allora che l'UE ha iniziato ad esprimere una propria politica estera, a partire peraltro dal sud-est Europa, giocando un ruolo fondamentale di pacificazione, ricostruzione e sviluppo, nei Balcani naturalmente. Il percorso intrapreso dall'Unione Europea in ambito internazionale si è scontrato con le conseguenze della pretestuosa invasione americana dell'Iraq, a cui si erano accodati vari paesi membri, e della crisi economica internazionale. A questo è conseguito un ritiro strategico americano dallo scacchiere europeo, una ritrovata assertività della Russia, che ha visto nella guerra di Georgia del 2008 il primo acuto, e ci siamo trovati, contro la nostra volontà forse, in un contesto di instabile multipolarismo. Questo contesto, unito alla mancanza di uno strumento di governance mondiale, si diceva che le Nazioni Unite erano morte a Sarajevo, uno slogan abbastanza efficace per dire dove ci siamo trovati, e in assenza di altre organizzazioni regionali efficaci, ci siamo trovati in una forte indisponibilità, crescente indisponibilità occidentale ad impegnarsi in altre missioni di conflitto. Esiste un dibattito internazionale, voi probabilmente lo conoscete meglio di me, di chi avanza proposte di forme ibride di protettorato, di trusteeship, come Walzer, Roland Paris, e chi, come Chandler, denuncia il rischio di imperialismo che ogni volta che si interviene nei conflitti si corre. 20 anni dopo la guerra di Bosnia, però, oggi, guardando alla Siria, forse fino a una settimana fa, forse oggi il contesto è già cambiato di nuovo, nella sua fluidità incredibile. Ma almeno fino a una settimana fa, e ci sembrava impossibile immaginare per la Siria uno scenario altrettanto auspicabile. Lo stesso vale per l'Ucraina. Era impossibile pensare di fare lì quello che era stato fatto nei Balcani. Un intervento internazionale per porre fine al conflitto, un protettorato per accosistere nella ricostruzione, un tribunale internazionale per giudicare i crimini.
Vent'anni dopo Dayton, la critica degli accordi di pace, che è sacrosanta, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato indefinitamente sul sito del Osservatorio Balcani Caucaso, la critica a Dayton per superare lo stallo politico in cui si trova la Bosnia Erzegovina oggi è fondamentale, ma non si possono sottovalutare i risultati positivi di quel tentativo, tardivo intervento internazionale di allora. Le storture del sistema politico che è nato per far cessare la guerra non cancellano due decenni di pace. Gli sforzi vani di modificare gli esiti della pulizia etnica hanno comunque prodotto la ricostruzione della Bosnia, mentre oggi, passo dopo passo, anche la società civile bosniaca sta riemergendo e avendo una voce in capitolo nelle scelte politiche interne, passo dopo passo. Le esperienze in Bosnia e in Kosovo dimostrano come le missioni internazionali che includono l'amministrazione diretta, rimangono una delle poche opzioni plausibili per evitare che un paese ritorni nella guerra poco dopo che il conflitto armato è finito. Tuttavia hanno anche evidenziato che si tratta di sforzi molto onerosi economicamente e anche umanamente, richiedono un impegno politico di medio e lungo periodo e che naturalmente non offrono nessuna garanzia di successo. Al contrario, in questi ultimi anni è stato detto e ripetuto che l'Unione Europea ha cercato, e l'Europa in senso lato, di fuggire ogni responsabilità internazionale condivisa. Si è vista la Francia agire da sola negli ultimi mesi in modo molto preoccupante, se vogliamo, ma di condiviso, per affrontare in modo condiviso da parte dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri, o nel consesso internazionale insieme alla Russia, all'Arabia Saudita o chi per esso, lo sforzo condiviso è mancato. L'esempio più eclatante è stato il mancato sostegno alle primavere arabe e quindi la perdita della capacità di influenzare il proprio vicinato. Senza dubbio, per stabilizzare i Balcani è stato fondamentale l'avvio del processo di integrazione politica e su questo il ruolo della Commissione europea non può essere sottovalutato. Lentamente questa prospettiva europea, sottolineo lentamente, lo è diventata una prospettiva anche per le leadership politiche di questi paesi. Non lo è stato immediatamente, ci hanno messo un bel po' di tempo ad accogliere la possibilità offerta sul piatto d'oro di diventare membri dell'Unione Europea. E ora è una prospettiva condivisa, tutti almeno a parole la sottoscrivono, o quasi tutti, e naturalmente non sempre dal punto di vista della trasformazione delle proprie istituzioni. L'impegno nella regione quindi è stato considerevole e i risultati altalenanti. Il risultato probabilmente migliore è quello degli accordi tra Serbia e Kosovo nel 2013, il peggiore probabilmente è Eulex, e abbiamo qua davanti a noi chi più di tutti su Osservatorio Balcani Caucaso ha smascherato gli scandali e i risultati insoddisfacenti, cioè il nostro capostela. Nel corso di due decenni però l'Unione Europea è cambiata al suo interno, è cambiata per gli allargamenti che hanno dato quindi l'emergere di nuovi interessi come quelli dei paesi dell'Europa centrale e hanno visto l'affermarsi della leadership tedesca. E non ci avremmo forse creduto, ma io sinceramente la trovo veramente il nostro toccasano, sicuramente nei nostri ultimi sei pochi mesi. E, in particolare il fatto che Berlino abbia incominciato a indicare la strada, in realtà da ben più tempo rispetto ai Balcani in termini di allargamento e vicinato, ha avuto un ruolo positivo la Germania nella querela serbo-kosovara, forse si potrebbe discutere naturalmente sulla crisi greca, ma almeno rispetto all'Ucraina e la crisi dei profughi, senza alcun dubbio, ha avuto un ruolo centrale molto positivo. L'Unione Europea, invece, in quanto tale, è stata fortemente spaventata dal suo ruolo la sua capacità di attrazione. Nonostante la crisi, in particolare in Ucraina, in qualche modo non siamo stati felici di vederci ancora ambiti. E naturalmente, nonostante il timore del conflitto diretto con Mosca e i forti interessi economici che i paesi membri, incluso l'Italia, incluso il Trentino, hanno avuto di fronte alla questione delle sanzioni alla Russia, la capacità dell'Unione Europea di trovare un accordo sul tema sanzioni economiche ha dimostrato una capacità di resistere alle forze centrifughe assolutamente interessante da sottolineare. Anche nei Balcani la crisi dell'Ucraina ha marcato un ritorno alla geopolitica nel senso più
bieco del termine, dove abbiamo ricominciato ad avere l'interesse russo ad agire nella regione come spoiler, che in qualche modo ultimamente ha avuto l'effetto positivo di fare abbandonare alla Commissione Juncker le reticenze iniziali verso il processo di integrazione europea. Se la Russia ci mette in discussione il processo, allora siamo di nuovo favorevoli ad accelerarlo. La Turchia, con lo scoppio delle primavere arabe, con la guerra civile siriana, ha smorzato il suo entusiasmo neo-ottomano, la propria volontà di nessun problema coi vicini, perché i problemi vicini ce ne avevano parecchi, e ha fatto ripartire la crisi, la guerra interna contro i curdi del PKK, e di fronte all'affluire di milioni di profughi, a un certo punto nel 2015, lasciata da sola per molti anni nella gestione di questo problema veramente oneroso, ha probabilmente, non lo sappiamo con certezza, ma ha probabilmente aperto il canale per un loro deflusso verso l'Europa. Il paese naturalmente è di centrale importanza nel nostro vicinato, ma oggi è scosso da instabilità, da tentazioni autoritarie, è molto peggiorato negli ultimi anni, e naturalmente peggiorato in particolare in ambito di tutela delle libertà fondamentali e libertà di espressione. Le relazioni tra Unione Europea e Turchia sono state viziate dal problema della messa in discussione del percorso di integrazione europea del paese, che dal 2005, benché abbia iniziato i negoziati, oramai siamo più o meno tutti convinti non porteranno da nessuna parte, e allo stesso tempo quello che ci dice è che ci troviamo a trattare la Turchia come un paese partner, però esterno al futuro dell'Unione, come ha fatto spesso Merkel e anche Sarkozy, però poi non abbiamo più le armi, le abbiamo un po' spuntate, perché non abbiamo lo strumento della condizionalità quando dobbiamo lavorare alla democratizzazione del paese o alla sua armonizzazione all'Unione Europea. Certo è, e questo è un punto fondamentale, che non possiamo usare la nostra capacità di attrazione politica, quella data dalla promessa di integrazione europea, come strumento di disciplina delle nostre periferie, come unico strumento di risoluzione dei conflitti, altrimenti abbiamo quasi finito le nostre armi, e certamente ci troviamo del tutto impotenti di fronte ai nuovi scenari internazionali, soprattutto appena fuori, verso la Siria e l'Ucraina e via discorrendo. L'ultimo punto importante che per noi va messo, che poi sono una serie di punti in luce, è quello del ruolo della società civile, varie volte richiamata oggi pomeriggio. Negli anni 90 la società civile si mobilitava con migliaia di persone in azioni di solidarietà verso i Balcani, e si sperimentavano forme di mobilitazione e di intervento civile nei conflitti, si cercava di vedere riconosciuto un ruolo in politica internazionale da parte del mondo che probabilmente molti di noi qui rappresentano. Ci siamo pensati capaci di partecipare alla definizione della politica estera, nazionale e comune. Abbiamo denunciato il ritorno alla politica di potenza dei Paesi membri, e con ogni probabilità, anche se probabilmente non abbiamo ancora un modo per dimostrarlo, alla fine abbiamo avuto un ruolo, smuovendo l'opinione pubblica, nello spingere le istituzioni europee a formulare la promessa dell'integrazione europea dei Balcani. Negli ultimi anni invece, mentre le aree di crisi si moltiplicavano, abbiamo vissuto un fortissimo ripiegamento. Ripiegamento su noi stessi come reazione alla vulnerabilità della crisi economica, all'impotenza prodotta dal terrorismo internazionale. La risposta alla macchina del terrore jihadista, che in Siria prendeva di mira proprio i giornalisti e proprio i volontari internazionali come primo obiettivo, è stata in Italia fare il gioco dei terroristi, denunciando il fatto che chi si mobilitava a favore delle vittime civili dei conflitti nel mondo era un irresponsabile, perché rischiava appunto di costare onerosi riscatti, come già citato all'inizio. Di fronte a tutto ciò, per Osservatorio Balcani Caucaso, per il nostro gruppo di lavoro, è urgente lavorare a contrastare questa deriva autoreferenziale, ad impegnare il nostro Paese, l'Unione Europea e i Paesi candidati e chi vuole lavorare con noi in un lavoro di sensibilizzazione di opinioni pubbliche sul tema dell'interdipendenza. È un lavoro necessario perché è necessario far nascere un dibattito consapevole, attento, su questo contesto internazionale ancora così difficile da decifrare, su ciò che avviene alle nostre frontiere, la crisi dei profughi e come rispondersi, ma anche i conflitti in Ucraina o in Siria. Con una discussione informata si possono prendere impegni e avere una posizione sugli impegni internazionali che vogliamo assumere, far assumere alla nostra Unione Europea. Naturalmente
è fondamentale diffondere la consapevolezza che non ci sono soluzioni rapide, economiche, né ai conflitti né alla fase di ricostruzione. 20 anni dopo Dayton ce lo possiamo dire in totale tranquillità. Naturalmente, per ritrovare una capacità di far fronte alla complessità del mondo in cui viviamo e agli oneri che ci aspettano, dobbiamo tessere reti con le società civili dei paesi di cui siamo interessati. Nel caso dei Balcani si sono dimostrati spesso vivaci, all'avanguardia, a volte in assoluta minoranza, ma straordinariamente coraggiose. Ed è comunque nelle società civili dei Balcani che matureranno le scelte politiche di cambiamento dei prossimi anni. Non va mai sottovalutata la dimensione domestica del cambiamento, cosa che invece, credendoci onnipotenti, a volte facciamo. Analogamente, rispetto al passato, come già cercavo di dire a Palermo prima, mi pare evidente che noi oggi si discuta molto di più di un'Unione Europea, che sia, anche se spesso lo facciamo per criticarne l'inefficacia, per evidenziarne la crisi, quello che manca è la consapevolezza che l'Unione Europea è un processo deliberativo molto complesso e che non è oscuro o inutilmente burocratico. È un processo deliberativo complesso per comporre interessi diversi tra di loro. Alle opinioni pubbliche in qualche modo va mostrato che, questa è la nostra visione, che spesso sono il problema sta a livello di governi degli Stati membri, che la Commissione ha avanzato con una frequenza impressionante proposte coerenti e innovative, molto superiore anche alla società civile che rappresentiamo. Quindi va monitorato questo processo di allargamento, insieme alla Commissione vanno date delle risposte convincenti alla crisi dei profughi. Naturalmente il problema che emerge con frequenza è quello di dirci come facciamo di fronte alle derive autoritarie che alcuni Paesi membri stanno mostrando e di fronte al rischio che le classi politiche preoccupate di assicurarsi consensi a livello nazionale si dimostrino disponibili a calpestare norme e valori europei, come potremo rispondere. E quindi la domanda su quanto sia necessario introdurre efficaci strumenti che sanzionino chi degli Stati membri o di componenti degli Stati membri mettono a rischio l'architettura istituzionale europea. Ribadisco quindi, è importante secondo noi lavorare sull'opinione pubblica per contrastare la paura e per ribadire che i diritti umani non vanno in nessun modo sospesi per garantirsi sicurezza di fronte all'escalation jihadista, che la nostra salvezza semmai passa dalla difesa dei principi democratici, dei nostri ordinamenti giuridici e di quel processo articolato di democratizzazione del sistema internazionale. E se quindi dobbiamo assicurarci di avere una barra alta rispetto ai principi fondamentali che l'Unione Europea rappresenta, dobbiamo fare attenzione a quanto le derive autoritarie di alcuni paesi, prendiamo l'esempio della Turchia, si riflettano sulle scelte di politica internazionale di questi paesi e che quindi, per esempio, nel caso della Turchia, l'ambiguità sulla guerra all'ISIS, la determinazione nell'ostacolare i curdi siriani, si ripercuote poi direttamente su di noi e quindi non è una questione di falso idealismo. Per concludere, come di fronte a ogni crisi, anche Palermo ce l'ha detto, ci mancano strumenti di risposta veloci alle crisi, ma d'altro canto non dobbiamo smettere di sottolineare i vantaggi di essere una potenza democratica anche in politica estera, facendo emergere, come un'Unione Europea naturalmente, facendo emergere decisioni dalla mediazione di interessi, da visioni discordanti, tenendo fede ai principi costitutivi. Grazie. A questo testo, che è stato sottoposto ai nostri discussant per primi, quindi do a loro la possibilità di replicare compiutamente. Sarò molto severa nel minutaggio perché alle 6 dobbiamo provare a tornare in plenaria. No, alle 5, perdonatemi, avevo fatto chiaramente un errore prima nella tempistica, alle 6. E abbiamo Roberto Belloni dell'Università di Trento è iscritto come primo relatore, a cui appunto do i primi 10 minuti. 10 minuti ciascuno. Certo, vai. Non so, mi hanno dato questo per qualche minuto. Va bene. Allora, grazie innanzitutto. Grazie dell'invito,
della possibilità di essere qui a festeggiare i 15 anni dell'osservatorio, spero i primi 15 anni, ce ne saranno altri 15, altri 15 ancora e così via. Non voglio discutere tutti i punti del position paper perché sono tanti ed è, e solleva una serie di questioni interessanti e sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e anche irrispettoso nei confronti di chi parlerà dopo di me. Sì. Sì. Non so perché mi hanno dato questo, onestamente, non ho la minima idea, prova. Va bene, questo forse funziona meglio. Infatti, questo funziona molto meglio. Bene, dicevo che vorrei in maniera un pochino selettiva discutere un paio di punti sollevati nel position paper dell'osservatorio presentato da Luisa, senza pretesa di appunto di essere comprensivo e completo nella mia discussione. Il primo punto è la questione della prospettiva di integrazione europea e, in termini anche un pochino più ampi, la capacità d'attrazione della prospettiva europea. Nel position paper si sostiene, cito testualmente, che la prospettiva d'adesione è assunta obiettivo condiviso per le classi dirigenti locali, e tu l'hai poi esposto anche pochi minuti fa. E questo è, è il punto di vista largamente condiviso per molti anni, ormai da 20 anni, come dire, luogo comune rispetto al rapporto tra l'Europa e la regione, i Balcani occidentali, è basato su questo assunto, cioè non c'è sostanzialmente alternativa e quindi la prospettiva europea è l'unica prospettiva politica, economica, sociale, civile e anche militare possibile in termini di stabilità. È dato per scontato che ci sia un grande entusiasmo nei confronti appunto del processo di integrazione. Allora, il punto che vorrei sollevare è semplicemente questo. Io ho la forte impressione, diciamo, questa è la cosa che vorrei condividere con voi, che mentre 15 anni fa, 20 anni fa, questo entusiasmo per l'Unione Europea, per il processo di integrazione fosse davvero fortemente sentito e condiviso sia in parte dalle classi dirigenti o dalle classi politiche locali e poi soprattutto dalla cosiddetta società civile, dai cittadini della regione, ecco, questa sensazione, la mia forte sensazione è che questo sia cambiato radicalmente. La discussione degli ultimi anni è una discussione che si è concentrata, rispetto al rapporto tra Unione Europea e Balcani occidentali, si è concentrata sul cosiddetta fatica dell'allargamento, cioè il punto di partenza centrale nella discussione e nella riflessione è stato quello di dire è l'Unione Europea che è, per varie ragioni politiche e istituzionali, non ha la voglia e lo slancio politico di allargare ulteriormente i propri confini ai paesi della regione. Quindi quello che bisogna fare è agire all'interno dell'Unione Europea. La Commissione ha avuto un ruolo importante di pungolo in questo senso, ma in generale sono i cittadini europei che sono stanchi di ulteriori allargamenti, l'Unione non funziona tanto bene, abbiamo già 28 membri, c'è una situazione di crisi, non solo politica ma anche economica, finanziaria, eccetera, eccetera. Allora, quello che vorrei proporre come riflessione è questo, cioè penso sia importante iniziare a ribaltare anche un pochino la prospettiva. C'è una, mi sembra, non solo una fatica dell'allargamento dal punto di vista dell'istituzione a Bruxelles, vedo qualcuno della regione che annuisce, ma anche una forte fatica nella regione nei confronti dell'Unione Europea. E dobbiamo allora iniziare, credo, prendendo appunto spunto dal position paper che tu hai presentato pochi minuti fa, a riflettere sui motivi di questa fatica, che sono naturalmente tanti, e credo che alcuni di questi motivi si intrecciano con quanto sosteneva Francesco Palermo nella lezione, dal mio punto di vista molto interessante, lezione molto interessante dell'ora precedente, cioè questo senso di dittatura democratica, per così dire, di questo paradigma per cui
il futuro è l'Unione Europea, non può esserci solo che l'Unione Europea, quindi tutto quello che viene fatto nel nome dell'Unione Europea va bene per definizione. Questo svuota i processi civili di discussione, i processi democratici di partecipazione in una maniera che è molto pericolosa, in società che sono già strutturalmente a volte spesso troppo deboli da questo punto di vista. Adesso non finisco brevissimamente su questo punto. Ho visto una serie innumerevole a questo punto di opinion polls, quindi di sondaggi d'opinione, grazie, di sondaggi d'opinione, che sostengono questo, appunto, questa stanchezza locale dei cittadini della regione nei confronti dell'Europa, anche nei posti insospettabili. Fino a poco tempo fa la Bosnia era uno dei paesi più europeisti, pur naturalmente con le differenze tra la Repubblica Srpska e la Federazione e così via, ma anche in Bosnia c'è una forte stanchezza, probabilmente dopo la ribellione dell'anno scorso, del febbraio. Bene, questo è il primo punto. Secondo punto, brevemente collegato al primo, è il, tu parlavi del ritorno della geopolitica, è certamente vero, io sarei tentato di dire in maniera nicciana forse dell'eterno ritorno della geopolitica nei Balcani, nel senso che non è mai andata via la geopolitica dei Balcani, e anche su questo il mio, diciamo, contributo alla riflessione, alla discussione è rivolto a prendere in considerazione o a, insomma, a cercare di capire di più e meglio quello che può essere e che è oggi e nel prossimo futuro sarà il ruolo della Russia nella regione. È vero, certamente vero, che la Russia non presenta un modello alternativo nella regione. Io non conosco nessuno nei Balcani occidentali che vuole scappare a Mosca anziché trasferirsi a Bruxelles, adesso dico con una battuta naturalmente, però ha gli strumenti sia economici che finanziari che politici per influire in maniera non sempre costruttiva. Io non ho il tempo per elaborare su questo punto, ma faccio un esempio, una cosa che però mi preoccupa forse caratterialmente, tendo a vedere il lato più negativo rispetto a quello positivo, ma vorrei fare un esempio brevissimo rispetto a quello che mi preoccupa in questo senso, cioè una crisi pilotata anche da un punto di vista militare nei Balcani sarebbe una benvenuta, per così dire, nell'establishment russo, perché contribuirebbe, diciamo, a distogliere l'attenzione europea e non solo, anche americana, dall'Ucraina e da altre situazioni. Quindi i rapporti politici attuali tra Mosca e Banja Luka, ad esempio, e tra Mosca e Belgrado mi preoccupano per quello che riguarda il futuro di questa regione. Terza e ultima cosa, come andiamo col tempo, è la questione della società civile, una questione fondamentale, credo. Francesco Palermo, se ho capito bene quello che ci raccontava poco fa, ha una visione abbastanza realistica e condivido l'idea che la società civile non sia la panacea, la soluzione così di tutti i mali, però la società civile può costituire un tassello importante. C'era un perché, c'era questo microfono, la registrazione. La registrazione, ok. Non sei stato registrato, allora, se non i nostri cuori. Vabbè, riparto dall'inizio. No, allora dico brevissimo. Prova, sì. Sì. Oh, no. Ma sì, che va. Ma che verde. Allora, finisco brevissimamente sull'idea della società civile che penso possa e debba svolgere un ruolo fondamentale. In questo senso è vero quello che un po' un luogo comune rispetto a quanto è cambiato negli ultimi 20 anni. È vero che sono cambiati i paradigmi e così via, e vorrei dire due cose sulla società civile facendo, se posso, un piccolo omaggio a una persona che era cara a molte persone sedute qui tra noi, e cioè Luca Rastello. È un libro, il primo libro di Luca Rastello, che si chiamava La guerra in casa.
Non provo neanche a riassumere il libro, che è ancora molto ricco, diciamo, per molti aspetti, vorrei semplicemente suggerire che quello che ne ho tratto io, l'idea di fondo di quel libro, è che la pace, la convivenza, le relazioni, l'integrazione non partono più da una critica astratta come poteva essere quella nei confronti del sistema bipolare durante la guerra fredda. La pace è, e le relazioni, la società civile, l'integrazione e così via, partono appunto in casa. La grande trasformazione della guerra nella ex Jugoslavia, catturata molto bene, io credo, nel libro di Luca Rastello, appunto La guerra in casa, è appunto questo richiamo quasi diretto, individuale, nei confronti dei cittadini di entrambe le sponde dell'Adriatico. La guerra è in casa nel senso che ci tocca da vicino qua e ci coinvolge anche là, per quanti tra noi hanno poi attraversato l'Adriatico e si sono impegnati in quel senso. E oggi, come circa vent'anni fa, quando Rastello ha pubblicato il suo libro, mi pare che siamo ancora in quella situazione, cioè la situazione di instabilità geopolitica internazionale richiama, ieri come oggi, chiama di nuovo in causa quello che possiamo fare noi e quello che ci chiede uno sforzo di analisi e di attenzione maggiore rispetto agli standard, diciamo, normali civili. Grazie. Grazie mille Roberto Belloni. Temo che questo triste mancanza di registrazione la pagheremo, ma ti faremo ripetere in separata sede tutto quanto. E ora è il turno del professor Jens Wölk dell'Università di Trento della Scuola di Studi Internazionali. Grazie tante, sono in forte difficoltà perché non riesco a parlare così velocemente come Luisa Chiodi quando ha presentato. No, però non voglio neanche perdere tempo con le battute perché il tempo è veramente tiranno oggi. Allora, secondo me il position paper è quasi troppo ottimista in alcuni punti perché secondo me fa troppo affidamento a quello che da 10 anni fa, diciamo, è iniziato il dibattito, si discuteva con la forza trasformativa, potere di trasformazione dell'Unione Europea, anche se poi appunto cerca di esplorare i limiti di questa forza. E per questo mi sono chiesto, riallacciandomi anche, spero, a quanto è stato detto da Francesco Palermo, proprio cos'è la natura dell'Unione Europea, perché io penso che queste difficoltà sono strutturali, questi limiti sono strutturali, e derivano proprio dal carattere dell'Unione Europea come un'organizzazione pluralistica, fortemente basata sul pluralismo, e in questo assomiglia molto il discorso e il dibattito sull'Unione Europea a quanto facciamo su un altro piano al dibattito sul multiculturalismo, come spero di dimostrarvi brevemente. Cosa significa? Sapete tutti che il motto dell'Unione Europea è uniti nella diversità, e già da questo si capisce che c'è una pluralità di attori, ci sono gli stati, ma c'è anche la multi-level governance, cioè c'è il coinvolgimento, la partecipazione di autorità a tutti i livelli e anche, appunto, come è stato detto, della società civile, dei cittadini, dei singoli, e questo ha delle forti conseguenze. Dall'altra parte, diversità, allora rimangono, vengono rispettate le culture diverse, le tradizioni diverse e anche, appunto, approcci statuali, costituzionali diversi, però uniti, cioè sulla base di un denominatore comune. E qui c'è la grande novità rispetto ad altre organizzazioni internazionali e soprattutto rispetto al passato storico di unificazione o tentativi di unificazione senza imposizione, cioè ci sono delle regole, dei principi condivisi, non imposti, ma negoziati, questo è secondo me il punto importante, adottati di comune accordo proprio in reazione alla storia terribile dell'Europa. E questo approccio pluralistico è importante, basato sul consenso, su una convergenza graduale nei grandi valori, perché questo crea le basi, come ha detto anche Francesco Palermo in un altro contesto, riferendosi proprio al principio democratico maggioritario, questo crea le basi appunto per permettere delle decisioni prese a maggioranza, perché altrimenti ovviamente dovremmo andare avanti con la unanimità, col veto di tutti, come si è fatto anche nel periodo iniziale. E in questo senso, secondo me,
assomiglia abbastanza al dibattito sul multiculturalismo, dove vogliamo rispettare i diritti di tutti nella diversità, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di un fondamento comune proprio per prendere delle decisioni e andare avanti. E come è stato detto anche prima, qua chiaramente spesso questo va a costo, alle spese dell'efficienza nell'azione. E adesso vediamo i rischi, e adesso io avevo preparato chiaramente una cosa molto più lunga, molto più approfondita, ma devo anche stringere moltissimo. Abbiamo questo modello, io chiamerei a cerchi concentrici, abbiamo un nucleo molto integrato, e adesso stiamo proprio in questo periodo discutendo se forse è ancora troppo grande e si deve restringere con un Schengen in miniatura, solo Benelux, Germania e Austria, oppure per quanto riguarda l'euro non ci fanno più parte tutti gli stati, ma alcuni, Gran Bretagna e anche Danimarca, hanno permanentemente detto non vogliamo fare parte, altri come l'Ungheria hanno detto no, nonostante l'obbligo non vogliamo entrare. Abbiamo una cerchia allargata, che è quella appunto che è attualmente in fase di allargamento, e abbiamo una cerchia ancora più allargata che sarebbe l'ex partneriato, che però ormai è quasi un po', nonostante lo sviluppo di un servizio diplomatico europeo, caduto nel dimenticatoio, perché applichiamo a tutte queste cerchie grosso modo gli stessi strumenti, lo stesso metodo, cioè accordi, negoziati, spesso finzione, ma importante è il principio, perché dietro sta di nuovo l'idea della convergenza nei valori e il credo che ci deve essere una trasformazione che viene spinta dall'esterno, incentivata dall'esterno, ma sostanzialmente si arriva a questa trasformazione dall'interno, perché altrimenti non può esserci sostenibilità. Secondo me questo è proprio quello che sta dietro, e questa paura dell'imposizione che si vuole evitare. E vediamo proprio con i casi della Bulgaria e della Romania, nell'ambito della giustizia e corruzione, che questo funziona fino a un certo punto, e spesso il funziona si traduce in finzione, e poi anche nel caso dell'Ungheria, e lì vediamo un altro fenomeno, quello che, e questo critico un po' al paper, non bastano le sanzioni, perché con le sanzioni comunque, soprattutto più sono dentro, verso il nucleo, in questo modello dei cerchi concentrici, la imposizione, la sanzione non può garantire la sostenibilità di cui ne ho bisogno in un modello di questo tipo, basato su valori, basati sul contrastare appunto il governo col principio democratico di maggioranza. Potrei dire qualcosa in più sui Balcani, mi allaccio solo brevemente, poi chiudo sulla fatica di allargamento, perché secondo me anche lì vengono fuori proprio questi paradossi. Uno è un paradosso della sovranità, trattiamo gli stati nell'area balcanica come se fossero stati sovrani, anche se spesso questa sovranità esiste solo in senso formale, perché sono contestati dal loro interno, hanno una società che non è pienamente sviluppata in senso democratico, come sarebbe importante per avere un dibattito sulle riforme di grande portata che si stanno facendo. C'è il paradosso del modello mancante, perché l'Unione Europea, essendo un'organizzazione pluralistica, non ha un unico modello da far vedere come faro nella trasformazione, ma ci sono tante possibilità come raggiungere questo denominatore comune, che è di grandi principi ma non di, questioni più concrete. Allora c'è una diversità anche nelle soluzioni, perfino all'interno della stessa Unione Europea, soprattutto in ambito costituzionale. Poi c'è il paradosso della buona volontà, che è proprio questo del rispetto volontario delle condizioni, della condizionalità, perché appunto condivisione, persuasione non si raggiunge con le sanzioni. Allora c'è una preferenza per le carote rispetto al bastone, per usare questa locuzione abbastanza famosa, perché le sanzioni rischierebbero a creare ancora più danni rispetto a quello che si può raggiungere. E poi infine c'è il paradosso dello specchio, e lì siamo purtroppo messi male rispetto soprattutto allo stato della situazione di 20 anni fa, cioè lo stato dell'Unione stessa, perché la capacità di influenza dell'Unione dipende fondamentalmente e direttamente dallo stato di questa Unione. E se noi discutiamo dell'abolizione dell'accordo di Schengen, abbiamo avuto la crisi economica e finanziaria,
con le conseguenze per l'euro e per la Grecia, chiaramente questo ha una ripercussione diretta su tutto quello che ci sta intorno. Chiudo con una osservazione che non ho trovato nel paper, che mi sembra anche interessante. Non dobbiamo neanche dimenticarci che i conflitti all'interno degli stessi stati membri, c'è il discorso di Cipro che è stato accolto, integrato, senza risolvere prima il conflitto. Adesso lì ci sembra una speranza che questo possa cambiare, ma c'è anche la Scozia e c'è anche la Catalogna, e proprio lì Francesco Palermo ha fatto riferimento alla trappola maggioritaria dello strumento referendum, e lì si vede proprio in modo molto evidente, in particolare in Spagna, dove secondo me c'è una piena incapacità di un dialogo politico molto preoccupante. In Scozia questo sembra molto diverso, però non è ancora risolto, come si vede, e poi abbiamo appunto anche la questione del Brexit. E per questo purtroppo si può semplicemente usare nuovamente questa metafora dello specchio, si vede proprio in quello che ci sta intorno anche quello che siamo noi, e da questo forse si dovrebbe partire per ricostruire un'immagine di questa stessa Unione Europea. Grazie. Grazie a Jens, spero che sia andato tutto meglio con la registrazione, non so se Luca c'è un modo per assicurarcelo, oppure andiamo avanti a vivere pericolosamente, va bene. E, quindi tocca, è il turno di Paolo Bergamaschi, consigliere presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, per la sua visione critica. Tu fai il povero. Buonasera, ringrazio Luisa, Luca e tutti quelli dell'osservatorio per l'invito, che mi fa molto piacere, ovviamente avendo lavorato sui Balcani ormai da tantissimo tempo, sono 20 anni che lavoro all'interno della Commissione Esteri del Parlamento Europeo, e ho affrontato le crisi balcaniche fin dall'inizio, portandomi tutta una serie di esperienze che in parte vi racconto stasera. Prima di tutto io vorrei fare un'osservazione. Penso che più o meno tutti proveniamo dall'area ecopacifista, dal mondo della pace, eccetera. Ci tengo a sottolineare una cosa. Lasciamo perdere, vabbè, c'è sempre qualcuno che è fuori dal coro, mettiamo. Allora, io ritengo l'allargamento, senza controprove ovviamente, perché non ci sono mai controprove quando si parla di politiche di prevenzione, come la più straordinaria politica di prevenzione dei conflitti messa in atto in Europa nella storia contemporanea. Questo per sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità, da qualsiasi equivoco. Quello che è stato fatto con i 10 paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea è stata un'impresa straordinaria. Pochi avrebbero scommesso sul successo, sulla riuscita di quello che poi è avvenuto in realtà. Perché accompagnare quei paesi da regimi autoritari, da dittature, a democrazie più o meno funzionanti, diciamo abbastanza funzionanti, non era facile. Accompagnare questi paesi da un'economia di piano, che non funzionava, ad un'economia di mercato abbastanza funzionante, è stata un'impresa di grande rilievo. E questo bisogna darne merito all'Unione Europea, ai paesi che allora facevano parte dell'Unione Europea. Perché? Perché questi paesi allora erano in grado di programmare. Nel 1993, quando si è concepita la politica d'allargamento, allora dopo il crollo del muro di Berlino, si era nelle condizioni di poter governare, di cercare di governare, cercare di programmare. Oggi l'Unione Europea non è in grado di fare questo. L'Unione Europea oggi non è in grado di programmare, non è in grado di pianificare. Guardiamo quello che sta succedendo. Il professor Belloni prima parlava di fatica d'allargamento. In realtà in Parlamento europeo si attribuisce questo termine non tanto ai paesi in via d'adesione, ma la fatica d'allargamento, l'energia di fatica, è all'interno dell'Unione Europea oggi. Perché se parliamo con le nostre opinioni pubbliche, proviamo a mettere a referendum, si parlava una volta del fatto se l'Unione Europea conclude il processo negoziale sulla Turchia, noi metteremo a referendum l'adesione della Turchia. Se mettiamo a referendum l'adesione della Turchia in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea, a parte che poi a referendum si andrà individualmente, non certamente su base europea, secondo me quasi da qualsiasi parte l'adesione della Turchia verrà bocciata a livello di referendum, perché
non si riesce a vendere all'opinione pubblica l'ingresso della Turchia. Dobbiamo essere franchi e chiari su questo. Ma vi faccio un altro esempio, ancora più terra a terra, proprio perché per dimostrare di come non ci si sta muovendo a livello europeo, perché siamo paralizzati non tanto dalla paura dei rifugiati, dalla crisi ucraina o dal terrorismo, eccetera, eccetera. Siamo paralizzati dal fatto che fra un anno e mezzo ci sarà il referendum, in Gran Bretagna, il Brexit, che potrà sconvolgere completamente qualsiasi piano che decidiamo di adottare attorno ad un tavolino oggi. Non siamo più in grado di muovere. Cosa succederà? E c'è, soprattutto, c'è fra gli altri, per esempio, lo porto come esempio, in marzo o aprile, ancora non è chiaro, l'Olanda voterà per referendum sull'accordo d'associazione fra l'Unione Europea e l'Ucraina. Allora, pensiamoci un attimo, l'accordo d'associazione con l'Ucraina, lo stesso accordo che è stato siglato con la Georgia e con la Moldova il 27 giugno di quest'anno, però solo per l'Ucraina sono state raccolte 300.000 firme dall'estrema destra olandese e dall'estrema sinistra olandese, e verrà messo a referendum. Cosa succederà, come è abbastanza probabile, perché poi dopo chi va a votare nel referendum sono solo i militanti motivati ad ottenere una determinata cosa, perché dobbiamo essere chiari, insomma, l'idea di Europa oggi non scalda più i cuori come li scaldava una volta, tu Luisa l'hai detto bene prima, ma quanti sono quelli disposti a mobilitarsi oggi per l'idea europea, per l'Unione Europea? Ben pochi, La società civile continua a farlo, certo, perché società civile, ma quanto rappresenta la società civile l'intera società? Non lo so, comincio a avere dubbi. Bene, l'Olanda voterà sull'accordo d'associazione con l'Ucraina. Cosa succederà nel caso di voto negativo? Non lo so. Esiste un piano B a livello europeo? Dubito che ci sia un piano B. Dovrà essere rinegoziato l'accordo per far cosa? Per poi essere risottoposto al referendum. Qual è l'idea in Olanda? Dicono no, ci siamo già allargati troppo, basta. E quindi si arriva ancora alla famosa dicotomia, è meglio allargarsi o è meglio approfondire l'Unione Europea. I due processi sono riusciti ad andare avanti tranquillamente fino adesso, senza grossi sconvolgimenti, senza grossi problemi. Però adesso bisognerà scegliere, perché gli olandesi diranno probabilmente no all'accordo di associazione con l'Ucraina, ammesso e non concesso che l'accordo di associazione sia l'anticamera dell'adesione all'Ucraina, che nessuno lo dice, anche perché l'Ucraina non fa parte dei paesi candidati o potenzialmente candidati. Bene, voltiamo pagina. E mi concentro adesso sulle due o tre questioni che stanno paralizzando l'Unione Europea e sui due attori nei Balcani. Il professor Belloni parlava di fatica d'allargamento. La fatica d'allargamento è all'interno dell'Unione Europea, perché all'esterno dell'Unione Europea, nei paesi in via d'adesione, c'è la frustrazione d'allargamento. Sono esasperati, sono frustrati questi paesi. Perché? Perché c'è un processo d'adesione che non si sa se terminerà, se finirà. Oggi nella Commissione Europea non c'è più un commissario all'allargamento. Da quando si è insediata la nuova Commissione Europea non esiste più il commissario all'allargamento. C'è un commissario deputato ai negoziati dell'allargamento, il che significa che per i prossimi 5 anni è già stato stabilito che non ci sarà allargamento nell'Unione Europea, qualsiasi cosa i paesi candidati faranno. E questo ha generato ulteriore frustrazione in questi paesi, perché le opinioni pubbliche continuano a dire ma noi continuiamo ad andare avanti. Tra l'altro, poi, che sia chiaro, perché i burocrati della Commissione, i tecnocrati, che sono quelli che poi negoziano con la controparte dei paesi in via d'adesione, hanno avuto chiaramente l'ordine da parte del Consiglio di rallentare il più possibile il processo di adesione. E sottolineo, il compito dei tecnocrati è quello di leggere fra le righe dei capitoli negoziali per mettere ancora di più i bastoni fra le ruote ai paesi in via d'allargamento, che è una situazione paradossale. Il questo però ovviamente sta generando altri spazi, perché tu parlavi prima del ruolo di spoiler della Russia, e giustamente nessuno nei Balcani pensa di poter aderire un giorno alla comunità economica eurasiatica. Sta di fatto che la comunità economica eurasiatica esiste ed è un punto di riferimento per alcuni, e comunque l'Unione Europea è chiamata a fare i conti con questa comunità economica euroasiatica messa in piedi dalla Russia in risposta al partenariato orientale. È nata 3 mesi dopo il partenariato orientale. Allora,
Ieri leggo, a tutti abbiamo preso, non so se hai seguito Luisa anche tu, di questa lettera di Juncker rivolta a Putin, dove dice forse è giunto il momento di sedersi attorno a un tavolo e discutere di possibilità di cooperazione e di ripresa del dialogo fra Unione Europea e Comunità Economica Euroasiatica. Ma allora, che sia chiaro, pur lavorando all'interno delle istituzioni europee in modo peraltro abbastanza critico, riesco a rendermi conto delle stupidaggini che vengono fatte dall'Unione Europea e di quanto siano maldestre ultimamente le scelte di politica estera dell'Unione Europea. Due anni fa, quando si stava finalizzando l'accordo di associazione sull'Ucraina, alcuni di noi dicevano: ma non è il caso di verificare la possibilità di testare il terreno con i russi per verificare le possibilità che ci sono di dialogo con loro in via preventiva? Perché? Perché ci sembra assurdo mettere di fronte ad una scelta chiara o dentro o fuori i paesi del partenariato orientale, o con noi o con loro. Significa tagliarli fuori dai tradizionali bacini, dalle tradizionali relazioni economico, commerciali, politiche che c'erano state negli ultimi 50 anni con tutta l'area post-sovietica. Era il caso di farlo. Si parlava con i tecnocrati della Commissione e questi dicono: ma non è possibile. Perché non è possibile? Sì. Perché esistono le regole dell'Organizzazione per il Commercio Mondiale che ci impongono l'alto là e non possiamo metterci. Salvo poi ieri Juncker dire quello che ha detto. Va bene, quindi con 2 anni di ritardo, quando ormai la frittata è fatta. Vediamo la Turchia. Nel 1999 processo si attribuisce lo statuto di paese candidato alla Turchia, Consiglio Europeo di Tampere, congelata la domanda della Turchia fino al 2005. Nel 2005 si decide di aprire i negoziati con la Turchia. Per 10 anni si è presa in giro la Turchia. Quando avevamo la possibilità di dettare noi le condizioni alla Turchia, dire devi fare questo, 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 no, Sarkozy diceva no, i francesi sono contro l'adesione della Turchia, per cui blocchiamo gli 8 capitoli negoziali che riguardano le questioni costituzionali europee, eccetera, eccetera, quindi niente. Cipro, che bloccava il resto per quanto riguarda la libera circolazione di persone e delle merci con la Turchia, di fatto processo d'adesione bloccato. Salvo poi, in questi giorni, sopraffatti dalla crisi dei rifugiati, perché Russia e Turchia hanno introdotto 2 nuovi elementi di politica estera. La Russia ha utilizzato ormai in modo spregiudicato negli ultimi anni l'arma del petrolio e del gas come strumento di politica estera, forse come l'unico strumento di politica estera reale, e la Turchia sta usando oggi i profughi, i rifugiati siriani, come strumento di politica estera per aprirsi le porte in Europa. Allora, noi abbiamo buttato via 10 anni con la Turchia, 10 anni con la Turchia per nulla, salvo oggi essere i turchi e dire: guardate, volete calmarvi, volete che risolviamo in parte i vostri problemi? Bene, queste sono le condizioni, adesso andate avanti, o lo accettate o noi apriamo le porte, succederà quello che succederà. È una situazione paradossale. L'ultima cosa, mi fermo, sempre in politica estera, proprio perché mi occupo di questo, a me piange il cuore vedere l'assenza di iniziativa europea per quanto riguarda la crisi siriana. Hanno preso le iniziative russe, hanno preso le iniziative degli americani, noi siamo quelli che più di ogni altro a livello di grandi attori internazionali facciamo le spese della crisi siriana e siamo incapaci di prendere un'iniziativa perché ancora una volta paralizzate il nostro interno. Grazie Paolo. Questa severità tremenda con i tempi, naturalmente voi sapete, è legata alla volontà di far contribuire in tanti, ma naturalmente avremo modo poi, oltre che di sentire Paolo Bergamaschi suonare, perché durante la festa Paolo Bergamaschi suonerà, ve lo giuro, e avremo la possibilità di chiacchierarci più amabilmente e nel dettaglio. Sono molto felice di presentare la prima donna oltre a me a questo tavolo, e la nostra corrispondente Fazlamat, che ci ha aiutato tanto in questi anni a capire la Turchia, e quindi ti do subito la parola, Fazla. Grazie mille. E grazie per l'invito, soprattutto. Buonasera a tutti. Si sente? Poco? Adesso sì, si sente. E io fa anche quello, speriamo. E ovviamente, occupandomi di Turchia, vedrò di farvi un attimo il quadro riguardo questo paese, così come c'era scritto nel position paper, che ormai è arrivato alla deriva
autoritarista proprio. Ma come è arrivata a questa fase? Praticamente da quando la situazione della Turchia ormai è particolarmente legata direttamente alla parabola del Partito della Giustizia e dello Sviluppo. Quando si pensa alla Turchia, ormai quasi sono diventati un tutt'uno il Partito della Giustizia e dello Sviluppo e il presidente Tayyip Erdogan, ex primo ministro. E cos'è successo? Che nel 2005, quando è iniziato il processo di adesione, la Turchia era considerata come un paese promettente che poteva entrare in Europa. Sono state effettivamente fatte delle riforme a questo proposito e di cui ha beneficiato sicuramente la società civile, sono state fatte delle concessioni nei confronti delle minoranze e quindi è stato sicuramente un input molto positivo quello dello sprono all'ingresso all'Unione Europea. Successivamente la Turchia è anche stata indicata per i paesi medio orientali come un mediatore, vista la sua tradizione democratica e essendo anche un paese islamico, è stato considerato quasi come un mediatore per il Medio Oriente, quindi un qualcosa che potesse addirittura far avvicinare i paesi medio orientali all'Europa in qualche modo. Allo stesso tempo, cosa è successo? Che la Turchia ha stretto rapporti anche con i Balcani, quindi si è fatto un po' la figura del mediatore su tutti i fronti, quindi paese capace di dialogare con tutti, mediatore, eccetera, eccetera. E solo che questa situazione poi a un certo punto è improvvisamente precipitata, perché dopo l'inizio delle primavere arabe, e come sappiamo, la Turchia ha preso una posizione nettamente a favore delle fazioni sunnite, dei fratelli musulmani, e quindi optando non più per la politica degli zero problemi con i vicini, condotta fino a quel momento, ma proprio con una determinata obiettivo geopolitico, quindi mirato anche ad avere una voce importante nel Medio Oriente. E solo che questa politica si è verificata essere disastrosa per il paese stesso, perché come si è visto nessuna delle dei propositi posti dalla Turchia, a questo proposito dal governo turco, non si sono verificati, non si sono attuati così come si presumeva, soprattutto in Siria, quando si pensava che Bashar al-Assad sarebbe stato mandato via in tempi brevissimi, si è visto che questo non era possibile e questo si è ricontorto contro la Turchia. E la Turchia in tutto questo marasma si è addirittura ha cercato di giustificare questa sua inversione di politica, dicendo che la sua era una posizione di preziosa solitudine nel Medio Oriente. Quindi diciamo che le variazioni all'interno del percorso del Partito della Giustizia e dello Sviluppo e della Turchia in tutti questi anni sono stati notevoli, tanto che democratici della Turchia all'inizio avevano sostenuto il progetto del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, perché si presentava quale un partito democratico e conservatore, e quindi questa accezione islamista e nazionalista al contempo che è venuta a delinearsi soprattutto nell'ultimo periodo non sembrava essere all'ordine del giorno. E ormai purtroppo però questa situazione, prima si parlava della democrazia della maggioranza, quindi chi vota a favore di un certo partito, se è la maggioranza allora quel partito avrà la meglio. Questo però abbiamo visto che in Turchia, per esempio nelle elezioni del 7 giugno, non sono propriamente state così, perché la popolazione ha votato affinché si formasse una coalizione nel paese, quindi non ha ridato la maggioranza assoluta al Partito della Giustizia e dello Sviluppo. E nonostante questo, siccome ormai il partito è riuscito a prendere in mano tutti gli scompartimenti dello Stato, dalla magistratura alle forze dell'ordine, all'esercito, e cosa succede? Che il presidente ha deciso che le elezioni andavano rifatte e andavano rinnovate. Ci sono stati 5 mesi di
terrore assoluto per il paese, perché abbiamo avuto, come saprete, degli attentati molto feroci sia ad Ankara che a Suruc, che è costata la vita a centinaia di persone, e questo ha causato una inversione di tendenza nella scelta delle persone, per cui hanno deciso di rioptare per la stabilità, per quello che loro ritengono, per quello che la popolazione turca ritiene essere di nuovo il garante di una stabilità. E il fatto è che in realtà la politica turca è molto particolare, perché i cambiamenti avvengono proprio così come ho cercato di descrivervi, da un momento all'altro. E per quanto questo scenario sia assolutamente negativo e molto preoccupante, perché dalla libertà di espressione e alla indipendenza della magistratura ormai c'è una cappa molto, molto pesante sulla società civile, è anche vero che negli ultimi anni, soprattutto a causa e grazie ai processi negoziali con l'Unione Europea, la società civile turca è riuscita a comunque a diventare molto vitale, molto forte. L'abbiamo visto per esempio nel 2013 con le manifestazioni di Gezi Park, che ha sollevato milioni di persone che si sono riversate nelle piazze e hanno cercato di dare voce ad una richiesta di una Turchia che prendesse come riferimento dei modelli democratici come quelli che il governo non riusciva più a garantire, non garantiva più. La società civile però ormai è così in difficoltà dal punto di vista della reazione, perché ogni tipo di manifestazione viene sedata con gli interventi della polizia. La questione curda, che sarebbe stato un tassello importantissimo per la democratizzazione del paese, e abbiamo avuto un processo di pace che è andato avanti per quasi 3 anni, è stato interrotto, guarda caso, dopo la vittoria elettorale, dopo la disfatta elettorale del Partito della Giustizia e dello Sviluppo del 7 giugno scorso, quando il partito filo-curdo è riuscito a entrare per la prima volta in Parlamento portando 80 deputati. E questo ha segnato di nuovo un ritorno al vecchio schema di scontri nel paese, facendo in modo di catapultare il sud-est del paese di nuovo in uno scenario vero e proprio di guerra, perché in alcune province purtroppo le notizie non sono assolutamente confortanti. Tra Silvan, Gisre, Shurnak, sono in atto dei corsi tra guerriglie curde di queste cittadine, quindi non stiamo parlando del PKK ma dei giovani curdi, che lottano con le forze dell'ordine, che rispondono a loro volta con carri armati, elicotteri, forze speciali, e tante le vittime civili anche in questi scontri. Un minuto, concludo. L'altro giorno il direttore di un importante giornale laico turco, Cumhuriyet, ha ricevuto dal Reporter Sans Frontier il premio per il giornalismo del 2015, per la libertà di giornalismo. E io penso che questo sia un simbolo di quanto possa essere importante comunque, anche in questo momento così oscuro per la Turchia veramente, e che l'Unione Europea e l'Europa continui a essere informata senza cadere nelle facili divisioni tra laici e islamici, senza cadere in queste divisioni così semplificatorie che non fanno capire bene in realtà la dinamicità che caratterizza la società turca. E un compito importante per me è quello per cui i cittadini europei abbiano la volontà di informarsi, perché se sanno cos'è la realtà, se sanno come sono le cose, allora forse può emergere anche la volontà di incidere positivamente sui vicini, e più vicini e più lontani. Grazie. Mille grazie Fasla. Dall'elenco c'è il nome di professor Caltini, che però non è potuto venire, anzi o meglio è venuto ma è scappato stamattina per un imprevisto. E abbiamo invece il professor Mario Zucconi,
che non è scappato per fortuna ancora, al quale do la parola con altrettanta rigidità dei precedenti interventi. Molto bravi tutti a rispettare i tempi, grazie. Grazie Luisa. Alcune considerazioni molto rapide, dati i limiti di tempo, e abbastanza complementari, non polemici direi, nei confronti della presentazione di Luisa. Siamo 20 anni da Dayton e sono poco più di 20 anni da quando c'è l'Unione Europea, perché siamo nel 93. E l'Unione Europea è quella nuova entità in cui tra le novità c'era più politica estera, cioè più istituzionalizzazione della politica estera. A me interessa un momento, Bergamaschi e Luisa hanno enfatizzato i successi dell'Unione Europea. Io ci credo talmente, è successo l'Unione Europea che mi preoccupano i difetti e i limiti dell'Unione Europea, quindi vorrei enfatizzare un momento questo aspetto. Stesso Dayton che cos'era? Dayton era un intervento di quello che si chiama hard power, significa militare e diplomatico, soprattutto dell'Occidente, ma soprattutto degli Stati Uniti addirittura, quindi il Grande Fratello che tornava nel continente per la quinta volta in un secolo. E la disintegrazione della Jugoslavia era avvenuta nel 1991 anche con grandissime responsabilità dell'Unione Europea, non si chiamava Unione Europea, ma insomma tra la seconda metà del 91 e l'inizio del 92 non solo quelli che saranno poi i pezzi della Jugoslavia, cioè le repubbliche che diventano stati indipendenti, ma gran parte del mondo comunista, una buona parte del mondo comunista, gravita verso l'Unione Europea. Quindi è un processo che all'inizio l'Unione Europea non è stata in grado, è un processo in atto, cioè è un'espressione di potere, va bene? Che l'Unione Europea non è stata in grado di gestire. Proprio per Dayton, cioè per il fallimento della prima parte degli anni 90, l'Unione Europea poi invece accelererà e istituzionalizzerà il processo di allargamento a questi paesi, e naturalmente anch'io considero quella decisione del dicembre del 2002, quella di accettare, di portare dentro 10 paesi ex comunisti, un evento storico gigantesco, in qualche modo equivalente alla Germania e al Giappone per gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, salvo che per l'Unione Europea era solo un'espressione di soft power, era la gestione di questo potere gravitazionale. Gli Stati Uniti hanno scritto la Costituzione del Giappone e quasi scritto quella tedesca. Tutti e due i paesi sono usciti dalla tirannide da cui venivano sotto occupazione e durante l'occupazione. Quindi è molto diverso il processo, è un processo importantissimo che naturalmente è importante capire quanto siamo in grado di gestire. Io direi che quella soft è la forma di potere che l'Unione Europea esercita più efficacemente, dove veramente è sempre trovato il tentativo dell'Unione Europea di mettersi l'elmetto e il fucile, naturalmente abbastanza risibili, anche perché non sono mai andati in nessuna direzione. Rimane anche la vanità di Inghilterra e Francia soprattutto di avere delle capacità militari di tipo imperiale e via di seguito, che impedisce veramente la Costituzione, e poi c'è il rapporto anche con la NATO naturalmente. Cos'è la soft power per capirci? Quando gli arabi nel 1973 usarono con molta efficacia l'embargo petrolifero, si cominciò a parlare di low politics, vale a dire rapporti economici fra i paesi, che ormai avevano una portata, una gittata, come la high politics, vale a dire rapporti militari e rapporti diplomatici fra i paesi.
In un mondo che vive soprattutto di economia e di rapporti economici, i rapporti, appunto l'uso degli strumenti via via più soft può avere naturalmente altrettanta efficacia. Voglio dire che la soft power si può applicare agli stessi obiettivi su cui si usa anche lo hard power. Okay? Il punto che va capito e che è molto importante è che le modalità di applicazione del soft power e hard power sono completamente diverse. Lo hard power è reattivo e il soft power è invece anticipatorio rispetto alle fasi calde della crisi. Siamo in un momento naturalmente reattivo, gli attacchi terroristici a Parigi. Il secondo elemento delle modalità di applicazione di queste due forme del potere è che il soft power, l'hard power tende a essere unilaterale. Dopo l'attacco l'11 settembre abbiamo offerto tutti l'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico ai Stati Uniti, hanno detto tenetevelo, facciamo da soli, naturalmente perché volevano agire in un certo modo e in generale lo strumento militare richiede parlare la stessa lingua fra i soldati per cominciare, insomma. Quindi, mentre lo soft power è molto ha bisogno di multilateralità, però il problema è multilateralità che richiede anche un processo decisionale complesso e qui sta il problema dell'Unione Europea che seguita ad essere. È vero che con il trattato di Lisbona 45 decisioni che venivano prese prima all'unanimità sono passate a maggioranza qualificata, ma rimane gran parte di quello che è l'azione, il coordinamento dell'azione internazionale, a cominciare dell'allargamento, rimane la regola del consenso, la regola dell'unanimità. Direi che questo è l'handicap principale, a mio avviso, oggi per l'Unione Europea che si trova tutte queste sfide davanti. E tanto per usare un esempio che è stato già citato, a cominciare da Luisa, la risposta più che pallida, direi quasi vergognosa, meramente burocratica dell'Unione Europea all'esplosione della primavera araba o delle primavere arabe è un altro esempio di questa incapacità. Fra l'altro siamo andati in ordine sparso anche lì. Naturalmente c'è questa risposta anche al problema dei migranti che vengono dalla Siria, che non è un esempio migliore. Molto rapidamente, proprio il Medio Oriente. Il Medio Oriente è un caso in cui il potere soft dell'Unione Sovietica e dell'Unione Europea avrebbe potuto essere decisivo. E nel 2002 non è solo l'anno in cui si decide il Big Bang Enlargement ai paesi ex comunisti, è anche un anno in cui il potere trasformativo dell'Unione Sovietica è in grado di introdurre una quantità di riforme, di portare a una trasformazione molto profonda della politica turca. Io vi faccio vedere solo un grafico in un libro che io ho appena finito. Questa, la curva che vedete, le punte, sono le riforme dal dicembre 1999, quando diventa la Turchia paese candidato, fino a quando c'è la crisi, vale a dire alla Turchia si dice che c'è la sospensione del negoziato. E per concludere, il problema non è soltanto la Turchia. La Turchia dopo il 2002, perché c'è una percezione del mondo arabo che è tornato culturalmente all'interno dell'Islam per i dirigenti ex islamici, è percepito nella regione come un modello, ed è un modello importantissimo nella regione, per una decina d'anni. Se voi andate a vedere indagini demoscopiche nel mondo arabo nel 2001, la Turchia stava in fondo all'indice di gradimento dei paesi per il mondo arabo, insieme a Israele e agli Stati Uniti.
dal 2002 e il 2000, fino al 2012 diventa il paese più amato nel mondo arabo, Erdogan il leader internazionale considerato più importante. Solo per concludere sull'Europa, tra gli elementi dell'attrattività della Turchia per il mondo arabo c'era il fatto che la Turchia era l'unico di loro, di questo mondo, di questa regione che faceva parte dei club che contano, a cominciare dall'essere nel processo di accesso all'Unione Europea e l'entusiasmo per l'accesso della Turchia all'Unione Europea era, se voi andate a vedere le indagini verso il 2011-2012, era più alto fra gli arabi che non in Turchia stessa, perché lo vedevano come una porta aperta verso il mondo più importante. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che si è persa un'occasione, è stato sacrificato, adesso non posso elaborare, naturalmente la crisi del rapporto con la Turchia dipende dal problema di Cipro, in cui l'Unione Europea ha fatto degli sbagli giganteschi e quindi si è creata una situazione, diciamo, formale, legale, che il non riconoscimento di Cipro da parte della Turchia. Ma sì, concludo. E il problema è che la Turchia, la capacità dell'Unione Europea di vedere il problema dell'accesso alla Turchia in termini strategici avrebbe potuto avere un impatto enorme nella capacità dell'Unione Europea di creare più stabilità. Non sappiamo quanto, certo, ma creare un intervento soft nell'intera regione. Grazie. Grazie. Grazie al professor Zucconi. E ora chiamo all'intervenire Giorgio Comai, oggi Dublin City University, per tanto tempo collega osservatore ai Balcani, speriamo ci sia un giorno migliore in cui lo ritroviamo da noi. Grazie Luisa, buonasera a tutti. Allora, io sposto un po' il dialogo per parlare di alcuni paesi di cui non si è parlato, quindi per i paesi del partenariato orientale, ancora più nello specifico la mia riflessione riguarderà Moldavia, Georgia e Ucraina, anche se parte quantomeno di quello che dirò credo si possa applicare anche ad altri paesi della regione. Quindi quando, visto che un po' la questione di oggi è quella dei conflitti, come l'Unione Europea approccia i conflitti nel proprio vicinato, ovviamente insomma, lo scopo dell'Unione Europea è quello di mantenere la stabilità nella regione e evitare che si stabilisca, insomma, che si diffondano fenomeni di fragilità statuale, favorire lo stabilimento di una democrazia plurale e buon governo senza che avvengano, insomma, riflussi autoritari, questo per semplificare molto. Tra le varie questioni che si pongono vi sono due questioni preliminari per l'Unione Europea, secondo me. Quindi da una parte l'Unione Europea deve aiutare gli attori locali nella regione che sostengono processi di riforme, quindi per contribuire a dare loro legittimità che li permetta di proseguire, insomma, questo slancio, questo processo di riforme, e d'altra parte l'Unione Europea deve mantenere in questi paesi una propria legittimità, deve dare legittimità al proprio operato. Il problema che voglio evidenziare è che a volte le due cose possono essere in contraddizione, e sono in contraddizione quando attori che si dichiarano filoeuropei e dichiarano di voler fare riforme filoeuropee o il tipo di riforme, insomma, che sono in linea con i principi espressi ad esempio nei documenti alla base del partenariato orientale, non sono conseguenziali, non si comportano come dicono di volersi comportare. Allora a questo punto l'Unione Europea ha una scelta, può o continuare a sostenere quelle leadership che formalmente si dichiarano filoeuropee anche se non contribuiscono effettivamente a quel processo di riforme, oppure sostiene i principi coerentemente le riforme, ma in qualche modo denuncia quelle leadership che si dichiarano essere amiche.
Allora, anche se, come dire, nel processo burocratico, nei documenti, eccetera, la posizione, come dire, a volte espressa in modo sfumato, eccetera, nelle sue espressioni pubbliche l'Unione Europea ha sempre scelto la prima opzione, quindi ha sempre scelto sostanzialmente di sostenere, nelle sue espressioni insomma, più pubbliche, nelle conferenze stampa, negli incontri politici, leadership che si dichiarano filoeuropee anche quando in effetti non mantengono un processo di riforme. E questa è quella che in occasione di un altro dibattito di osservatorio avevo definito la sindrome dell'amor canullamato mar perdona. Ovvero, quando vi è una leadership politica, un governo che dice che l'Unione Europea è bella, è un modello da seguire e anzi si vuole appunto avvicinarsi all'Unione Europea, l'Unione Europea non è in grado di non ricambiare, di non dire che anche loro sono belli e di dare la loro legittimità e di sostenerli. Quello che voglio suggerire, insomma voglio evidenziare, è che secondo me l'Unione Europea dovrebbe invece comportarsi in modo diverso, dovrebbe anche nelle sue espressioni pubbliche, dovrebbe essere coerente e criticare apertamente quelle leadership che si dichiarano filoeuropee ma non fanno riforme o quando nello specifico violano i principi su cui si basa il percorso di integrazione. Questo è rilevante, è avvenuto in passato e sta avvenendo per quanto riguarda in particolare Moldavia, Georgia e Ucraina, che sono paesi insomma, in cui poi fenomeni di conflitti e instabilità sono avvenuti, stanno avvenendo o purtroppo potrebbero avvenire. Quindi presentarsi come attore coerente aiuterebbe a recuperare una certa legittimità all'interno di queste società, dove l'Unione Europea è stata percepita in alcuni casi come quell'attore che va a sostenere leadership corrotte. D'altra parte, quando invece non è fedele ai propri principi, l'Unione Europea rischia di essere percepita come un attore principalmente geopolitico, per cui l'interesse principale è quello di mantenere un paese all'interno della propria orbita, della propria area di interesse. Quindi se mantiene una leadership, perché così, insomma, quantomeno, poniamo la Moldavia o la Georgia, continua a dichiararsi filoeuropea e non cade nell'orbita russa, questo è sufficiente, è più importante non cadere nell'orbita russa che come dire, mantenere davvero un processo di riforme. Questo approccio, tra l'altro, contribuirebbe a riportare il dibattito politico in questi paesi su questioni sostanziali, come si dice, issue-based. Perché uno dei problemi, ad esempio, penso a questi ultimi anni in Moldavia, è che il contrasto, l'opposizione tra partiti cosiddetti filo-europei e filo-russi è stato in buona parte un pretesto che non ha permesso di concentrarsi su problemi molto più sostanziali, il cui esempio più eclatante è il furto, il cosiddetto furto del miliardo. Quindi, diciamo, quello che l'Unione Europea deve cercare di ottenere è avere nel proprio vicinato paesi più solidi, con governi internamente legittimi, dove l'Unione Europea è percepita come un attore legittimo e coerente e che agisce sulla base di principi, quei principi che descrive all'inizio di ogni documento di interazione. Quando invece l'Unione Europea, anche se poniamo non si comporta attore geopolitico, forse non importa, ma quando è percepita come attore geopolitico, va a creare fenomeni di instabilità. E quindi quando sei percepita come attore geopolitico e non hai mezzi per sostenere una politica di questo tipo, va a creare una situazione di instabilità e questa è la cosa che fondamentalmente, secondo me, l'Unione Europea deve evitare ad ogni costo, perché è questo tipo di percezione, di scontro politico interno che ha portato o sta mantenendo situazioni di forte instabilità nei paesi del vicinato europeo. Una breve battuta finale su cui non posso elaborare in alcun modo è la questione del Nagorno-Karabakh, un caso in cui si sta preparando un conflitto. Purtroppo l'Unione Europea non è in grado di intervenire in alcun modo, però mi sembra quantomeno giusto in questa circostanza ricordare che si sta preparando un conflitto. L'Unione Europea in questo momento non ha nessuna politica per agire in nessuna forma in quel contesto e tra l'altro vorrei anche sottolineare, come dire, lo sforzo di diplomazia pubblica prebellica che il governo dell'Azerbaigian sta conducendo in tanti paesi dell'Unione Europea in questi mesi e quindi una cosa a quantomeno a cui dovremmo dedicare molta attenzione, perché è uno sforzo che riguarda anche come dire, la società civile, anche centri che si occupano direttamente di queste questioni. Grazie. Grazie Giorgio.
Grazie davvero Giorgio. E un'altra persona che non c'è all'appello è Michele Chiaruzzi, che a sua volta si è ammalato invece e non è potuto venire. Quindi la parola a Andrea Lorenzo Capusella, se riesce ad uscire. In realtà avrei potuto invertire l'ordine delle prossime presentazioni, ma voglio concludere in bellezza con le nostre due analiste, con un gender balance a favore nostro. E quindi Andrea Lorenzo Capusella, anche lui grande contributore di Osservatorio Balcani Caucaso, oltre che a tutte le altre cose naturalmente. Grazie, grazie infinite, grazie molte dell'invito. Io vorrei limitarmi a qualche osservazione su un punto piuttosto di dettaglio, per il quale sono utilissime come contesto generale le cose che ha detto il professor Zucconi un istante fa, che assumo come mia base di partenza, come premessa. Ossia, in breve, si tratta di vedere ciò che ha fatto l'Unione Europea, non solo le grandi potenzialità che ha, ma anche alcuni errori commessi forse in questi 20 anni. La domanda alla quale cercherei di rispondere, da una prospettiva piuttosto limitata, ammetto, è che cosa ha imparato, come è intervenuta e che cosa ha imparato l'Unione Europea. Guarderei questa domanda dal punto di vista dei casi più difficili nei Balcani. Dayton, la Bosnia, che francamente devo dire non conosco così bene, ho letto un po' sulla Bosnia, ma soprattutto per curiosità e per vedere se era lì così come io ho visto che era in Kosovo, che è il caso che invece ho studiato meglio, anche perché ci ho vissuto per un po' e ci ho lavorato. Per cui purtroppo le mie riflessioni in qualche modo partono di nuovo dal Kosovo, però cercherò di renderle in termini forse un filo più generali, ma magari con qualche azzardo, ma mi correggerete. Dunque, guardiamo questi casi difficili, ma teniamo presente che gli insegnamenti che possono derivare dall'osservazione degli errori commessi dall'Unione Europea nei casi difficili possono essere anche utili per capire come è andata in generale la transizione dei paesi ex comunisti. Il caso dell'Ungheria, ad esempio, non avrebbe dovuto succedere. Non stava nei programmi che una democrazia liberale creata durante la fase di allargamento, a un certo punto, per deliberata decisione del proprio governo, dicesse: noi non vogliamo più essere una democrazia liberale, vogliamo essere una democrazia illiberale, agendo, devo dire, di conseguenza. Il modo in cui si è intervenuto è più o meno questo, in via di estremissima semplificazione. Si sono portate in questi paesi alcune politiche, ad esempio bisogna privatizzare le imprese di Stato, ovvero bisogna fare un sistema di pensioni che sia basato in qualche modo su una relazione tra i contributi del lavoratore e i versamenti che seguiranno alla fine della vita lavorativa. E si sono portate istituzioni, ossia le regole del gioco sulla base delle quali le singole scelte politiche poi vengono fatte. Ad esempio, avere un Parlamento, la separazione dei poteri, ma anche tutelare la concorrenza, che è cruciale dal punto di vista dello sviluppo dell'economia, avere un sistema giudiziario indipendente, avere una banca centrale indipendente, tanti altri esempi. Nonostante, adesso lasciamo da parte la questione se queste siano buone politiche e buone istituzioni per quei paesi. Lasciamo ancora da parte la questione legata alla prima e molto delicata della legittimità morale o anche ideale di questo, che è un problema secondo me risolvibile, ma non da trascurare. Guardiamo gli effetti. In realtà, nei casi difficili della transizione nei Balcani, il Kosovo e la Bosnia, ma anche in vari altri casi apparentemente meno difficili, più o meno tutti gli altri paesi della ex Jugoslavia che non sono già nell'Unione Europea, e lasciamo stare qual è veramente lo stato di Slovenia e Croazia, facciamo finta che siano delle piccole Finlandie. In quegli altri paesi e nei casi più difficili, in realtà l'indipendenza della magistratura non esiste, la concorrenza non è tutelata, la banca centrale non è indipendente, in gradi vari, ci possono essere problemi più gravi, meno gravi, il problema è serio. Le privatizzazioni sono state fatte, ma hanno avuto un esito pressoché paradossale.
si pensava che le privatizzazioni aumentassero l'efficienza complessiva del sistema economico, in alcuni casi sembrano averla ridotta, sembrano sicuramente aver ridotto l'ampiezza del sistema economico, ci sono meno posti di lavoro. Come è potuto succedere questo? Perché queste riforme, ossia sia le politiche di dettaglio, sia le istituzioni dentro le quali le politiche venivano decise, sono state sovvertite, spesso sovvertite, da forze endogene che avevano la loro capacità di sovvertire le politiche formali e le istituzioni formali di questi paesi sulla base di un loro potere, che nel caso del Kosovo in alcuna misura ha le radici anche nel controllo di armi e di persone che sono ancora in grado di usare le armi. Non è completamente garantita in Kosovo il monopolio weberiano dell'uso della forza. Ci sono persone che possono usare forza militare a loro vantaggio e lo fanno anche per sovvertire le politiche e le istituzioni di quei paesi. Il Kosovo è forse un caso estremo, ma non radicalmente diverso da quello di altri paesi. L'Unione Europea, a mio avviso, ha trascurato la traduzione in atti delle scelte politiche e il funzionamento reale delle istituzioni, perché queste due cose sono state più o meno catturate dalle elite di questi paesi, che spesso sono elite che hanno poco interesse a far funzionare davvero queste istituzioni, perché creare concorrenza nel mercato economico, ma anche concorrenza politica, eroderebbe le loro posizioni di forza che si sono costruite in modo vario. Il Kosovo ha una sua storia, la Bosnia è un'altra. Ciò che conta è che adesso queste posizioni di forza ci sono e ci sono questi gruppi, di solito coalizioni di elite, oligarchie, che hanno tutto l'interesse a mantenerle queste posizioni di forza. L'Unione Europea in realtà si è accontentata di, in larga misura, esagero naturalmente, si è accontentata di scrivere buone politiche, scrivere buone istituzioni, lasciando poi a queste elite la questione di tradurle in atto, e la distanza tra le politiche formali e quelle realmente applicate è notevole, talché in realtà in alcuni casi la situazione reale è quasi irriconoscibile rispetto a ciò che si vede. Perché questo è successo? Secondo me perché, si può riassumere in questo modo, l'Unione Europea secondo me ha fatto finta che la questione della transizione di questi paesi fosse la questione di individuare in astratto quali fossero le politiche e le istituzioni migliori. Ha trascurato il fatto che istituzioni e politiche in realtà sono spesso il frutto, ma sicuramente risolvono, il conflitto politico, conflitto tra gruppi che hanno interessi diversi e hanno potere diverso. Se io sono l'elite di un paese, non voglio la concorrenza, combatterò contro le politiche che favoriscono la concorrenza. Se qualcosa dall'esterno me le impone, io farò sì che queste politiche non funzionino. L'uomo comune, l'impresa piccola, la cittadinanza in generale hanno in realtà l'interesse opposto, perché la concorrenza crea efficienza. È in questo conflitto tra gli interessi dei due, in realtà tra un interesse particolare e tutti gli altri interessi particolari, ovvero l'interesse generale. L'Unione Europea, secondo me, ha trascurato il conflitto politico in questi paesi. Non ha voluto intervenire, forse per una ragione di percepita mancanza di legittimità, ma che non è una buona ragione. Se tu arrivi in questi paesi e dici bisogna privatizzare le imprese pubbliche, vuol dire che hai già risolto il problema della tua legittimità politica delle cose che... 30 secondi? Se si vuole far di meglio, bisogna ricordarsi che c'è questo conflitto politico e avere il coraggio di incidere. Questi paesi hanno sistemi di checks and balances debolissimi. Forse una cosa da fare è lasciare a loro la scelta delle politiche, ma dare loro, finché non le hanno, aiutarli a rafforzare il sistema di checks and balances, che poi chiude il cerchio con quello che diceva Francesco Palermo prima sulla democrazia costituzionale. In Kosovo siete tentati di farlo portandogli un intero sistema giudiziario, un pacchetto, che in realtà l'Unione Europea ha usato come strumento politico, quindi vanificando del tutto questa strada. Secondo me questa strada rimane buona, ma bisogna avere la volontà di farlo, il coraggio di dire io lavorerò contro, io entro nel paese dove c'è un'elite e dico a questa elite guarda, io lavorerò contro i tuoi interessi.
Grazie. Grazie. A Jelena Zankic, perdonami che non sono riuscita a pronunciarlo giusto, Marie Curie Fellow all'Istituto Universitario Europeo, la parola per le prossime considerazioni. Grazie mille. Prima che cominci devo scusarmi per la mia voce e per la tosse che accompagnerà questa presentazione meravigliosa. E la seconda cosa, è la prima volta che presenti in italiano in un ambiente accademico, così se uso parole o espressioni strane, perdonatemi. Vorrei cominciare con due ritratti. Il primo è il ritratto dei Balcani negli anni 90, che è caratterizzato da cinque elementi: la decomposizione dello Stato, cioè dal fallimento dell'ex Jugoslavia, le guerre in Bosnia e Croazia, la crisi dei rifugiati, la crisi economica e le tendenze nazionalistiche, le tendenze secessioniste in vari paesi dell'ex Jugoslavia. La situazione nel decennio dopo, nell'inizio dei 2000, e questo è il secondo ritratto che vi presento, sembrava cambiata. Nel 2000 c'è stata la morte del Tudjman, la dimessa di Milosevic, la fine della guerra in Kosovo, e c'era un momento in cui l'Europa pensava che i paesi balcanici, almeno nel senso di retorica, erano, come si dice, commessi alla democratizzazione. Però, infatti, le cose che hanno successo negli anni successivi sono state: nel 2001 c'è stata la crisi in Macedonia, dal 2002 fino al 2006 c'era tutta la relazione tra Serbia e Montenegro, dal 2007-2008 eccetera eccetera tutta la crisi in Kosovo, e dal 2008 in avanti ci sono crisi pervasive in tutti quanti questi paesi, crisi economiche, tendenze autoritarie che si sono sviluppate sia in Serbia, in Bosnia, Macedonia e Montenegro, e c'è la delusione a livello societale sia con la politica in quei paesi che con l'allargamento dell'Unione Europea, e questo è il tipo di fatica alla quale si riferiva professor Belloni nella sua presentazione. L'Unione Europea, anche se abbia fallito negli anni 90, e questa è una cosa di cui ha parlato Simon Nuttall, anche se al vertice della sua unificazione, che sono stati appunto gli anni 90, ha fallito nella ex Jugoslavia, ha aiutato infatti questi paesi a superare alcune crisi nei 2000. E questo infatti mi porta ai punti di Luisa e alla situazione di oggi, cioè la trasformazione del sistema internazionale e l'Europa interno del suo sistema, la politica di allargamento, cioè la politica europea in se stessa, e poi la trasformazione della società civile. Se pensate alla politica dell'Europa se stessa negli anni 90, quella era molto più forte, c'era un momento di unificazione d'Europa che non esiste più. Negli anni 90 c'era il Trattato di Maastricht, preceduto dal Single European Act, che non so come si dice in italiano, e c'è stato il momento in cui l'Europa poteva dire siamo un gigante economico, si diceva che era un nano politico e che è un verme nel senso militare. Adesso l'Europa, che è affacciata, come si dice, si sta affacciando a varie crisi, che a dirvi a me mi sembrano così. C'è la crisi, la Francia è effettivamente in guerra, c'è la decomposizione e tutta la questione del Brexit, ci sono tendenze nazionalistiche in Europa caratterizzate dalla Scozia e dalla Catalogna, cioè secessionismo, c'è la crisi economica e la crisi dei rifugiati. Se ci pensate alle cose che avevo detto 5 minuti fa, sembra tanto il ritratto della Jugoslavia negli anni 90. Questa è la cosa successiva che volevo dire. Però credo che negli anni dell'esperienza della Jugoslavia negli anni 90 l'Europa abbia imparato tantissimo come gestire la crisi. Effettivamente non nel modo jugoslavo,
ma avendo avuto un ruolo importante nelle crisi del 2000 e nella seconda metà degli anni 90, l'Europa sembra di aver imparato a gestire un pochino meglio le crisi nel suo territorio. In quel senso, pensando di che cosa succederà con l'allargamento, e chiudo un po' con questo perché mi sa che sto anche vicino alla fine del tempo, se si pensa all'allargamento dell'Unione Europea verso i paesi balcanici in un momento in cui l'Europa stessa è affacciata con la crisi, si deve pensare in un modo realistico. Come abbiamo detto, il commissario per l'allargamento non c'è in questa Commissione europea, ed il fatto che non ci sarà nessun allargamento nei prossimi 5 anni, e questo si vede dal status delle negoziazioni nei paesi balcanici. La cosa che si può e deve provare in queste circostanze è provare a cambiare questi paesi, o aiutarli a cambiare nel modo più il lo più possibile. Questo non si può fare senza una promessa dalla parte dell'Unione Europea, una promessa più concreta, perché se non si sa il timeline, se tantissimi criteri non sono chiari, nessuno fa niente. Cioè abbiamo la Macedonia che ha cominciato le negoziazioni insieme alla Croazia, dove la Croazia e dove la Macedonia. Si vede che questi paesi hanno bisogno di un'incentiva per cambiare, altrimenti questi paesi si chiudono in se stessi, diventano autoritari, come sta capitando in vari di essi adesso. Per fare questo, e questa è l'ultima cosa che dico, è effettivamente spiegare sia ai politici che alla società civile nei Balcani e al popolo dei Balcani l'importanza dell'integrazione europea, spiegare l'importanza e i costi dei cambiamenti sociali che questa porta con se stessa. E sia i politici che la gente nei Balcani devono essere preparati a subire quei costi al fine di entrare nell'Unione Europea. Vi ringrazio. Grazie mille Elena. Ci avviamo alle conclusioni invece con Elisa Piras dell'Università di Bologna. Credo siamo i più ritardatari dei tre working group, quindi temo che la discussione la dovremmo riportare poi per estendere al resto del pubblico soltanto in plenaria. Grazie. Allora, sarò brevissima per presentare a voi che avete scritto il position paper e a chi ha la pazienza di ascoltarmi anche alla fine di questo densissimo workshop una critica kantiana, abbiate pazienza, a ciò che sta facendo in questo momento l'Unione Europea. Perché Kant? Non perché io voglia promuovere una politica estera idealista o, sognatrice, ma perché credo che Kant, che secondo Bonanate nel 96 era stato visto a Sarajevo, questo è un articolo molto celebre, Kant aveva colto due aspetti fondamentali che interessano la gestione dell'ordine internazionale e in questo momento forse diremo dell'ordine globale. Qual era questa cosa fondamentale? Secondo me era il nesso tra regime, politica estera e ordine internazionale. C'era anche un altro punto fondamentale che non viene sempre ricordato perché Kant è noioso, lo sappiamo, che era l'idea dell'interdipendenza. La violazione del diritto avvenuta in una parte del mondo viene percepita in tutti gli altri punti della sfera. Quindi parlava proprio di una percezione fisica. E stiamo vedendo adesso che questo tipo di interdipendenza, di idea di interdipendenza, funziona. Un'altra cosa che Kant aveva capito, ma che ovviamente non è stata ripresa dagli studiosi di relazioni internazionali, è che il conflitto non si può gestire se si è estranei al conflitto. E qua vorrei elaborare un momento con le mie parole. Immaginiamo il conflitto come un groviglio in una matassa di filo, possibilmente rosso, che viene teso da più
soggetti in diverse direzioni. Ora, che arrivi qualcun altro e sbrogli il groviglio dall'esterno è difficilissimo. Al groviglio devono lavorare le persone che stanno tendendo i fili. Questo per dire che la capacità di agire dei soggetti interessati non deve mai venire meno, non deve mai essere sottovalutata, perché se no ci si trova con tentativi, per esempio di democratizzazione, ne abbiamo visti diversi, anche coattiva, che però non funzionano alla fine, e non è così difficile capire il perché, perché alla fine i fili non li tendiamo sempre tutti noi se interveniamo dall'esterno. L'altro aspetto, l'altra definizione che secondo me è importante considerare in questo momento è quella di crisi. La crisi è una fase acuta di un processo degenerativo che però in maniera molto rapida e improvvisa porta a una qualche conclusione, risoluzione. E in questo momento abbiamo una crisi internazionale che è economica, è politica e anche morale, permettetemelo, che però alla fine non viene risolta ma sembra andare sempre in crescendo. Perché? Dal punto di vista della crisi dell'Unione Europea, probabilmente perché si tende a considerare separati l'aspetto dell'ordine internazionale da quello dell'ordine europeo e quello, infine, dell'ordine delle singole entità che costituiscono l'Unione Europea. E non parlo solo di stati, ma anche di regioni. Prima qualcuno citava la Catalogna e la Scozia. È chiaro che se c'è disordine in tutte le parti del sistema, non si può poi pretendere che l'Unione Europea sia un tutto pacifico e pacificato di euroentusiasti. Non funziona così. L'ultimo punto kantiano che vorrei far presente è che ciò che sembra mancare nella politica estera dell'Unione Europea al momento è quella che gli scienziati politici americani chiamano world view e che probabilmente Kant avrebbe chiamato Weltanschauung. Ovvero la visione del mondo, che non deve essere per forza una visione ideale nel senso del sogno della pace perpetua, ma deve essere una visione articolata, esplicita, chiara, definita e dichiarata anche con coraggio di fronte anche a un mondo che probabilmente la riterrà inadeguata, infattibile o idealista. L'ultimo punto che vorrei far notare è che non sto parlando soltanto di sogni filosofici, sto parlando di qualcosa che in realtà abbiamo già nell'articolo 21 del Trattato dell'Unione Europea, che dice che i principi che sono alla base dell'Unione Europea, poi l'Unione Europea li proietta, cerca di proiettarli sul mondo con la propria opera nelle relazioni internazionali. C'è un principio kantiano che secondo me andrebbe recuperato, che è il cosmopolitismo nella sua versione minima, che secondo me era quella che Kant realmente intendeva, ovvero il diritto di visita di ogni individuo in ogni parte del mondo. Questo diritto di visita, come vediamo in questi mesi di spostamenti di popolazioni che non sono certo dovuti alla volontà di vedere le bellezze turistiche dell'Europa, dovrebbe essere incluso in quello che è l'interesse nazionale degli Stati membri e anche in quella che è la definizione, la world view o la visione del mondo dell'Unione. L'ultimo punto, e poi veramente chiudo, Kant avrebbe detto che lo Stato non serve se non rispetta la libertà degli individui. La libertà degli individui che è collegata strettamente all'autodeterminazione dei popoli è una libertà che non dipende soltanto da fattori legati agli individui o ai popoli stessi, ma che risente di quella interdipendenza di cui ho parlato prima. Che cosa impone come dovere agli Stati e a un'entità come l'Unione Europea questo diritto di libertà? Impone perlomeno una politica estera che sia anche improntata all'equità. E quindi una cosa che raramente sentiamo dire dai nostri presidenti e primi ministri, ha una politica di cooperazione per lo sviluppo, che non è una concessione ma un dovere di chi si trova da una parte piuttosto che dall'altra della forbice di sperequazione. Infine, e qui mi dispiace non ci sia il professor Belloni perché è lui che l'ha citato, lui diceva che la Russia non è l'alternativa per gli stati balcanici, però stiamo vedendo sempre di più che la Russia sta
portando avanti una contestazione normativa alla pure incerta visione del mondo e visione dell'ordine europea. E quindi io ritengo che prima che si arrivi alla contestazione nei suoi effetti più deleteri dentro l'Unione Europea dovrebbe ripensare la sua politica estera, renderla, se possibile, anche più idealista e più coraggiosa, e quindi cercare di proiettare veramente ciò che almeno vorrebbe essere. Grazie. Allora, tutti ad ascoltare il professor Bonvicini, che tirerà le somme di questo vivace gruppo di lavoro, e a tutti quelli che avevano delle considerazioni da fare, più tardi uno spazio nel corso della tavola rotonda. Grazie.